Siamo in collegamento con la regione, con l'assessore Cefaratti. La notizia del giorno, riportata da tutti i media, giornali, agenzie, stampa, è quella di un ulteriore buco nelle casse della regione Molise. La minoranza parla di un ulteriore buco di 90 milioni dopo, la sentenza della Corte Costituzionale. Cefaratti ieri ci ha anticipato che non è così. Perché non è così, assessore? Ma innanzitutto dico ai cittadini molisani che corrisponde al falso completamente le dichiarazioni che le minoranze hanno rilasciate agli organi stampa in queste ore. Noi non siamo assolutamente sorpresi dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha giudicato atti vecchi della precedente amministrazione e in particolar modo il rendiconto 2020 e l'assestamento al bilancio di previsione 2021-2023, che erano stati impugnati dalla Corte dei Conti, sezione regionale del Molise, durante la parifica del rendiconto 2021. Non siamo sorpresi perché in qualche maniera noi sapevamo a che cosa andavamo incontro rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale, ma proprio per questo. Nella parte finale, soprattutto dell'anno 2023, noi con una serie di atti, in primis la legge regionale 4, abbiamo posto ordine rispetto ai rilievi, a tutti i rilievi formulati, anche rispetto alle impugnative. Per cui non c'è nessun buco ulteriore di 90-100 milioni, come vogliono far credere le minoranze. Noi abbiamo riconosciuto con la legge 4 un ulteriore disavanzo di 121 milioni di euro, quindi più ampio di quello che le cronache riportano come ulteriore buco e che, ripeto, perché i cittadini molisani comprendano, non c'è ulteriore buco. Abbiamo già negli atti di bilancio approvati in Consiglio regionale, nella parte terminale del 2023, riportato tutte quelle eccezioni, comprese le eccezioni rispetto al rendiconto 2021. Per cui siamo assolutamente sereni, proseguiamo nel nostro ruolo e compito di fare chiarezza sui conti regionali, non siamo preoccupati di ulteriori buchi, anzi crediamo insomma di aver avviato un percorso e non ci allontaneremo da questo discorso. Per cui voglio fugare da quelle le preoccupazioni di ogni cittadino molisano e di coloro non ascoltate le minoranze e nei giorni prossimi credo che faremo ulteriori chiarezze rispetto ai conti regionali. Mi risponda sì o no, assessore. Quindi i debiti sono a 570 e non vanno a 670. Erano e restano 570. Sono a 570, 70, anzi per l'esattezza 563. Perché rispetto ai 572, quando abbiamo approvato il rendiconto 2022, abbiamo avuto un miglioramento dei conti per complessivi 9 milioni di euro. Quest'anno miglioreremo i conti della Regione Molise per quasi 42 milioni di euro. Per cui da 562 milioni, quando andremo a chiudere il rendiconto 2023, che è il primo esercizio che in parte è dell'attuale maggioranza, chiuderemo intorno ai 520 milioni di euro di disavanzo. Questi sono i conti veri della Regione Molise e non altri. Grazie, assessore, è stato chiarissimo. Le auguro buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi.